Buonasera, a nome di Biblioteca Sala Borsa ringraziamo Mondadori e Rizzoli Libri per aver contribuito alla realizzazione di questo incontro e diamo il benvenuto a Katie La Torre e Emilio Mola. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Devi iniziare tu, Lisa. Ah, ok. Avevamo stabilito che iniziavo io, vero? Credo, non lo so. Allora, vi diamo il benvenuto. Penso di poter parlare sia a nome mio che di Emilio. Siamo davvero felici di vedere questa sala borsa così piena di persone e di vederla così piena per la presentazione di un libro. Un libro che parla anche di politica, che parla anche delle basi della vita, perché la politica è in ogni cosa, in ogni scelta che noi compiamo, anche quella di essere qui è una scelta politica che ha a che fare con la politica. E quindi grazie per essere davvero così in tante e in tanti. Iniziamo subito. Emilio, allora, questo libro, intanto come sta andando? Sei felice di questo risultato straordinario? Ti è andata di culo perché è uscito durante, non vogliamo dire che gli è andata di culo perché è uscita durante le elezioni e quindi era il libro giusto al momento giusto? Sì, stava andando troppo bene la presentazione perché prima mi ha definito il fratello che non avrei mai voluto e quindi ho detto, poi ha recuperato. In realtà molti credono che il libro sia stato scritto appositamente in vista delle elezioni, in realtà quella, come l'ha definita Katie elegantemente, è stato un colpo di fortuna, però chiaramente ogni tanto ci vuole. Ovviamente io quando l'ho scritto non avevo idea di quale potesse essere il riscontro, nel senso quando la Rizzoli me l'ha chiesto io ho detto ok, facciamo un libro, la Rizzoli mi ha detto che libro vorresti scrivere, io ho detto voi mi avete chiamato, mi dovreste dire che cosa devo scrivere, poi ne abbiamo parlato insieme, io insomma per quello che facevo sui social mi ero reso conto che c'era una specie di sete di sapere, c'era voglia di capire determinate cose, mi ero reso conto che tante cose venivano date per scontate quando si parla di dibattiti pubblici eccetera, ho detto guardate potremmo scrivere un libro in cui proviamo a raccontare le basi, cioè a chi compra il libro trova le basi di ciò di cui sente parlare, che ne so, in TV o sui giornali eccetera, e quindi è nato questo libro. Però mentre lo scrivevo io non avevo idea di quale potesse essere il riscontro delle persone, anzi in realtà non ero particolarmente ottimista, però quando poi l'ho annunciato verso fine agosto ho visto qual è stato subito il primo giorno la risposta su Amazon, mi sono reso conto di quale fosse il riscontro, perché io all'inizio ho aperto Amazon, ho visto che ero tipo 1200esimo, ho detto ah vabbè dai, pensavo peggio, e poi ho fatto refresh, mi sono ritrovato sesto, secondo e quindi primo, e lì una persona normale e contenta, a me invece è salita l'ansia, perché quelli erano i preordini, cioè la gente lo stava comprando senza conoscerlo, ho detto ok, quando uscirà il 6 settembre magari vedranno che fa schifo, e quindi mi è salita l'ansia. Infatti subito, non so se lo ricordate, io vi ho pubblicato l'indice come per dire siete sicuri che lo volete comprare? Ma c'è tutta una filosofia, cioè voi non avete capito, io e Emilio lavoriamo insieme da più di 5 anni, è veramente il fratello che non avrei mai voluto, perché un pochettino, diciamo, stitico, umanamente. No, ma è tutta scena, poi dopo se gli porti la mattina il caffè a letto si addolcisce. Mai successo. Non è mai successo, però così ho sentito dire. Scherzi a parte, quando lui ha pubblicato l'indice ha detto no, io così pubblico l'indice e poi le persone probabilmente leggendolo non lo compreranno. Io ho detto ma che strano pensiero contorto, in realtà è un indice meraviglioso. No, diciamo che è un eccesso di, chiamiamola così, onestà nei confronti delle persone, volevo dire ok, state comprando, dice sappiate che il libro parla di questo, questo e questo, quindi ora lo comprate con più consapevolezza, però fatto sta che poi in realtà quando lo avete preso, lo avete letto eccetera, io ho ricevuto veramente 95% di feedback positivi, ancora adesso ogni giorno mi arrivano messaggi di persone che e quindi
sono contento, insomma, la risposta breve è che sono contentissimo di come sta andando e anzi ringrazio tutti voi per questo. E poi, no, quanti di voi hanno letto il libro? Alzate la mano. Cioè, avete notato che, diciamo, questo indice è particolarmente completo, per niente complesso, e in realtà noi vogliamo già il seguito, te lo dico, perché ci sono tante altre cose di cui si può ancora parlare. Ma quando hai dovuto selezionare queste cinque, perché il libro è fatto, no, in cinque parti, come hai fatto a selezionare queste cinque parti? Come hai fatto a dire parlo di questo, lascio fuori questo? Se tu apri i giornali di oggi o apri i giornali di ieri, allora il libro, come sai chi l'ha letto, ha cinque capitoli, uno che parla di economia, uno di Europa, uno spiega come funzionano le istituzioni italiane, poi c'è l'immigrazione e le fake news. Se uno oggi apre il giornale di oggi, qualunque giornale di oggi, che cosa trova? Trova quasi in prima pagina tutte e cinque queste cose, perché si parla ancora di legge di bilancio, che ad esempio è spiegata nel capitolo sull'economia, di accise, magari volendo dopo ne parliamo, di inflazione eccetera, e quindi in quel capitolo ho spiegato questo. Oggi sui giornali si parla di Europa e nel libro provo a spiegare come funziona l'Unione Europea. Si parla di istituzioni europee, italiane nel libro, di che cosa si sta parlando ultimamente, di semipresidenzialismo, presidenzialismo, eccetera. Di che cosa si sta parlando in questi giorni? Di immigrazione, c'è un capitolo sull'immigrazione. Di cosa si sta parlando oggi? Di Bolsonaro, dell'aggressione, dell'assalto al Parlamento. Quell'assalto nasce dalle fake news, che è il quinto capitolo. Ora, non è che sto dicendo che avevo previsto il futuro, però chiaramente mi ero reso conto che, uno, le prossime elezioni sarebbero state vinte, io pensavo, dopo un anno, pensavo prossima primavera, sarebbero state vinte senza ombra di dubbio del centrodestra, e due, il centrodestra su che cosa farà campagna elettorale, promesse eccetera, su immigrazione, parlerà male dell'Unione Europea, proporrà di stravolgere la Costituzione eccetera, e soprattutto farà promesse che forse è bene spiegare come funzionano le promesse, soprattutto in campo economico, cioè è bene spiegare che, i conti pubblici sono questi e che forse se ti fanno qualche promessa devi cominciare a dubitare che ti stiano prendendo in giro. Quindi quello ad esempio è il motivo per cui ho deciso di partire dal capitolo sull'economia. Noi adesso, è di questa mattina il video di Giorgia Meloni che parla, cerca di giustificarsi sulla storia delle accise, cioè sul fatto che per anni aveva promesso di abolirle, poi arriva al governo e non solo non le abolisce ma le reinserisce dopo che c'è stato il taglio. E lì in quel capitolo io che cosa ho provato a fare? Ho provato semplicemente non a dirvi guardate che quello vi mentirà, quell'altro non vi mentirà, ho voluto fare un capitolo per dirvi guardate i conti pubblici in Italia funzionano così, sapete quanti soldi abbiamo intanto? Abbiamo quei soldi, sapete quanti ne spendiamo? Spendiamo quei soldi, cioè ne entrano 600, ne spendiamo 600, ora se in campagna elettorale sentirete qualcuno che vi fa determinate promesse, sappiate che probabilmente vi sta prendendo in giro. Che cosa è successo? È successo che oggettivamente oggi Giorgia Meloni diceva vabbè ma che ne sapevo io che le condizioni dovevano essere queste, vabbè che ne sapevano gli altri governi che le condizioni dovevano essere queste. Quindi la ratio ad esempio di quel capitolo, che può sembrare una cosa noiosa in teoria, era quella di fare qualcosa di utile, cioè dare a tutti uno sguardo generale, uno sguardo d'insieme su come funziona l'economia nel nostro paese. Adesso si sta parlando molto, ovviamente da mesi, di inflazione. Ho provato, e di questi tassi che aumentano, ieri una ragazza mi ha scritto, ma tu sai quando si abbasseranno i tassi, si abbasseranno? Vabbè, non lo so perché non posso prevedere il futuro, però per esempio nel libro provo a spiegare perché la BCE sta alzando i tassi. Non è che avevo previsto che sarebbe successo, però era nell'ordine delle cose, visto l'andamento delle cose, la guerra, il gas e tutto il resto. Quindi la ratio di questo capitolo, ad esempio, era il motivo per cui, ad esempio, fra i cinque capitoli ho scelto questo, era questo qui, non prevedere il futuro, ma solo dare degli strumenti, non dirvi guardate che quello vi prende in giro, quello no, ma dare gli strumenti perché poi ognuno sia in grado da solo di giungere alle sue conclusioni. In realtà mentre parlavi pensavo due cose, la prima è che durante la campagna elettorale ricordo un articolo di Pagella Politica,
Se non lo seguite, seguitelo, fa fact-checking su quello che dicono o affermano i politici, che raccontava come il 96% delle proposte fatte durante la campagna elettorale, quindi di tutti i partiti politici, non avevano copertura finanziaria. Cioè, quindi un tempo, io rispetto a questo domando anche a te, hai trovato veramente uno smottamento? Per esempio, io che vengo dalla politica fatta anche nei partiti e nei partiti della sinistra, del centro-sinistra, ricordo che un tempo si era un pochettino più imbarazzati nel fare evidenti promesse che erano delle bufale, no? Cioè, quindi si era un po' più parsimoniosi col tagliamo questo, tagliamo quello. Adesso devo dire che è una evidentemente un'abitudine che hanno preso un po' tutte le forze politiche. L'altra osservazione mentre parlavi era questa, un po' sconfortante, che non c'è una particolare arte divinatoria nel presagire quello che accadrà, è esattamente la conseguenza di conoscere un pochettino, leggere, conoscere un po' come funziona la politica e come sta andando la politica nel mondo. Quando tu un pochettino, perché noi nelle nostre chat quotidiane, diciamo, ci immaginiamo sempre andrà così, la guerra durerà molto di più, il gas vedrai che se però non fa freddo tutto l'anno gli va da culo a Giorgia Meloni perché nessuno deve accendere i riscaldamenti. Insomma, sostanzialmente basta fare 2 più 2 se si conosce un po' la politica, le leggi, virtualità, e si è un po' informati per vedere che tutto quello che accade è assolutamente, per esempio quello che è accaduto in Brasile, era assolutamente in linea con Capitol Hill. Esatto. Allora, il motivo, credo, per cui prima magari, diciamo che quello che ha creato, ha lanciato la moda delle promesse megagalattiche, è stato Silvio Berlusconi dal 94, meno tasse per tutti, 2 aliquote, più pensioni per tutti, eccetera, ponte sullo stretto, cose fantastiche. E io credo che certa politica, ma soprattutto a destra, perché io sinceramente quasi vi direi purtroppo, non ho particolari ricordi di promesse, di visioni da parte del centro-sinistra. Io comunque, se vi devo fare un elenco di promesse, mi ricordo fondamentalmente quelle che arrivano da destra, di slogan, eccetera. Io credo contratto con gli italiani, esatto. Io credo che la politica oggi si sia accorta, certa politica, che un certo elettorato non sta tanto attento al fatto se tu mantieni le promesse o meno, sta più attento al fatto se tu sei un leader che gliela fa vedere agli altri, che è carismatico, eccetera, poi per il resto puoi fare quello che vuoi. Guardate ad esempio questa manovra di bilancio. Questa manovra di bilancio, per alcuni aspetti, è la manovra più fatta da Giorgia Meloni, è la manovra più antimeloniana che esiste. Perché Giorgia Meloni, se ci pensate, ma proprio anche quello che ha fatto in questi ultimi mesi, lei come è arrivata ad avere il consenso che ha? Promettendo per anni che se l'Italia avesse vinto, se lei avesse vinto le elezioni, con lei al governo, l'Europa, non avremmo più abbassato la testa davanti all'Europa. Poi che cosa fa? Fa una proposta che è quella di togliere le sanzioni ai commercianti che non accettano pagamenti sotto i 60 euro. La von der Leyen la chiama, lei chiude il telefono e fa marcia indietro. Per fortuna, per quel che mi riguarda, è successo così. Per anni Giorgia Meloni ha detto basta, tutti i governi sono schiavi dei mercati, se arrivo io al governo l'Italia non sarà più schiava dei mercati, chiudiamo con i mercati, tutte queste robe qua ovviamente folli, perché grazie ai mercati, io vi ho detto prima che a noi entrano nelle casse dello Stato, entrano ogni anno 600 miliardi, in realtà ne entrano quasi 900, perché ogni anno i mercati ci prestano 300 miliardi, quindi vi rendete conto di quanto sono importanti i mercati. Però lei, consapevole del fatto che tanto la gente queste cose non le sa, diceva i mercati sono cattivi. Poi arriva al governo, fa una manovra di bilancio da 35 miliardi, 20 dei quali sono in deficit. Che vuol dire che sono in deficit? Che non ci sono, e quindi li va a prendere da chi? Dai mercati. Quindi pure sta cosa qua è stata abbastanza incoerente.
Le accise, ne abbiamo parlato poco fa, video del 2019, lei tutta indignata, tutta incazzata, il governo di centrosinistra, queste accise sono una vergogna, vabbè, lo avrete visto molto probabilmente in tanti. Arriva lei al governo e rimette le accise. E con chi se la prende? Se la prende con i benzinai, con la speculazione, tutte queste robe qua. No, vedi che le hai messe tu, le hai aumentate tu le accise, non è che te la devi prendere con gli altri. E quindi, però, che cosa succede alla fine? Dopo 3 mesi di promesse non mantenute, per non parlare dell'immigrazione, voi vi ricordate Giorgia Meloni, gran parte del suo consenso deriva da quale promessa? Il blocco navale, st'immagine qua, no? che entra facile nella testa delle persone, di tutte queste navi che c'ha l'Italia, boom, che fanno un muro e gli immigrati non arrivano più. Perché? Dove sta sto blocco navale? Gli immigrati, gli sbarchi, in questi 3 mesi di governo Meloni sono raddoppiati rispetto agli stessi 3 mesi di un anno fa, cioè non ne è azzeccata una. Risultato qual è? Che Giorgia Meloni è cresciuta in questi 3 mesi dal 23 al 31%. Cioè che tu, per risponderti, no? Lei, qual è la conclusione a cui può giungere una classe politica? Che hai a che fare evidentemente con un elettorato, non tutto sia chiaro, però con un elettorato che evidentemente non gliene frega una mazza se tu mantieni le promesse o no. Basta che la gasi in campagna elettorale, basta che urli quando sei all'opposizione, se poi diventi un agnellino una volta che vai al governo, va bene così. Basta che magari te la prendi con i poveri, aiuti i ricchi e noi siamo felici, anche se io sono povero. Cioè guardate, per me, per quelli che sono i miei valori, che probabilmente sono anche quelli di Katie, per me è un orrore l'unica promessa che ha mantenuto Giorgia Meloni, cioè togliere il reddito di cittadinanza. Ora si può, io lo so, cioè prima si scherzava, un tempo si scherzava, per criticare un governo si diceva questo governo ruba ai poveri per dare ai ricchi, Robin Hood al contrario. Ma era una battuta, lei l'ha presa sul serio e ha deciso di togliere i soldi ai poveri per darli a chi magari guadagna 7.000 euro con la flat tax, per le partite IVA che guadagna 7.000 euro al mese. Cioè tu hai tolto 500 euro a chi aveva zero per dare quella 500 euro a chi guadagna 7.000 euro al mese. Chiariamo, lo so che i percettori, tra i percettori del reddito di cittadinanza ci sono un fottio di furbetti, si chiamano così, per me si chiamano ladri, cioè quelli che prendono il reddito e hanno il lavoro in nero, quelli che prendono il reddito e stanno davvero a casa pur potendo lavorare perché gli sbastano quelli, non lo nego. Però nessuno mi deve venire a raccontare che su 1 milione, 2 milioni, quanti sono i percettori del reddito di cittadinanza, sono tutti furbetti, tutti criminali, tutti col lavoro in nero. Non è così, perché qualcuno mi deve spiegare, ma allora, prima del reddito di cittadinanza, i disoccupati in Italia c'erano o non c'erano? Cioè, le persone che davvero cercavano il lavoro ma non lo trovavano, esistevano o non esistevano? Esistevano. C'era il 45enne che aveva perso il lavoro al sud, dove il lavoro non lo trovi e che non lo trovava più e che stava lì a fare la fame. Poi è arrivato il reddito di cittadinanza, un po' l'ha salvato. Che cosa fa questo governo? Utilizzando la propaganda contro i poveri, che noi in questi anni abbiamo sentito solo articoli che parlavano del furbetto del reddito di cittadinanza, però se ci fate caso, adesso stiamo dando con la flat tax ai lavoratori autonomi quei soldi. Non ho trovato ancora un articolo che dica beccato il furbetto della flat tax. Perché io sono una partita IVA, quindi sto parlando, non sto dicendo che le partite IVA sono criminali. Ci sono i banditi tra i dipendenti, i banditi tra le partite IVA, eccetera. Però è un dato di fatto che in Italia ci sono 100 miliardi di evasione. Di questi 100 miliardi, quanti sono i miliardi evasi dalle partite IVA, dai lavoratori autonomi? 90 miliardi, cioè la quasi totalità. Questo vuol dire che con la flat tax, con questo taglio delle tasse per chi guadagna fino a 85.000 euro, stiamo automaticamente aiutando un sacco di evasori. C'è gente che magari fino a 85.000 euro continuerà a dichiarare, da 85.000 euro in su no. Quando li beccheranno, o quando li stanno già beccando questi qui,
Non è che sta uscendo qualche articolo che dice ah, beccato il furbetto della flat tax, come accadeva col reddito di cittadinanza. Quindi pure la comunicazione da questo punto di vista mi sembra addirittura folle. Quando a sbagliare sono i poveri, ci accaniamo contro di loro e siamo contenti se viene tolto loro pure quell'unico sussidio che avevano, pure quella 500 euro del cavolo che avevano al mese. Se invece a rubare sono i ricchi, come nel caso di Berlusconi, li eleggiamo pure alla presidenza del Consiglio, o comunque diciamo poverini gli evasori, se evadono è perché sono costretti, perché le tasse sono alte. Quindi se tu vedi che nonostante tutto questo, nonostante le promesse non mantenute, le contraddizioni, nonostante l'assurdità di togliere una cosa ai poveri e darla a chi sta meglio, non sto dicendo che una partita IVA che guadagna 80.000 euro è ricca, per carità, e che sono tutti evasori, ripeto, sono io una partita IVA, però i dati sono quelli. E se tu vedi che tutto questo non ti fa perdere voti, ma anzi ti porta delle simpatie, ti porta dei voti, ecco che ci diamo la risposta. Oggi la classe politica fa promesse assurde, ha comportamenti assurdi, perché si sono accorti che basta una certa comunicazione, basta che ti metti la felpa col nome del paesino, basta che metti il video, la storia della vecchietta che ha attraversato la strada grazie al poliziotto, eccetera, e la gente ti vota per quello. È sconfortante? Sì, se ne può uscire, vuole essere il signore prima o poi. Allora, intanto, Madonna, quando ti ascolto penso... che fine faremo? Che fine abbiamo già fatto? No, sì, l'ottimismo non è esattamente la nostra dote principale. Però stavo pensando al fatto che, per esempio, sul reddito di cittadinanza è emersa tutta la nostra, tutto il nostro egoismo rispetto veramente all'essere parte di una collettività. Cioè io stessa che ho una community di persone che secondo me sono iper progressiste sui diritti, no? Cioè parlo di diritti civili, sono tutti assolutamente a favore. Quando ho tirato fuori il tema delle povertà, ho fatto con Alessandro Saebi, che vi invito a seguire, una bellissima diretta, ho trovato la stragrande maggioranza delle persone vittime sempre di quella enorme retorica del chi percepisce il reddito di cittadinanza è di fatti una persona che potrebbe lavorare e non lo fa, quindi se ne approfitta. Pochissime persone hanno sollevato il tema del lavoro sottopagato, cioè del fatto che se uno stipendio concorre con l'ammontare del reddito di cittadinanza, il problema non è il reddito di cittadinanza, ma che 8 ore al giorno di lavoro per 40 ore settimanali per un mese vengono pagate 700 euro. Lo vogliamo dire che questo è il problema e non il reddito di cittadinanza? Eppure veramente sempre come indicare, cioè è il dito e mai la luna, cioè è chiaro che, e lo faccio anche, la faccio anche a voi come domanda, ma se vi dicessero di lavorare 40 ore a settimana per 600 euro al mese, ci andreste? Io no, sono onesta nel dire che non ci andrei, perché è un lavoro sottopagato, il problema non è il sostegno, il reddito di cittadinanza, quanto quel lavoro che è pagato in maniera immorale. E l'altra cosa sconfortante è che quando hanno annunciato che toglieranno questo, diciamo, questa misura, che ha comunque, anche se in parte ha avuto delle applicazioni distorsive, è una misura che affronta il tema della povertà, non è che l'hanno detto però comunque noi affronteremo il tema della povertà. In televisione sono andati fior di esponenti del governo a dire se un lavoro lo vuoi lo trovi, certo. Se veramente vuoi lavorare un lavoro lo trovi, parlassero loro che non hanno lavorato un giorno mai in vita loro, cioè devono venire a insegnare a noi che volere è potere, guardate, cioè. E poi uno sta pure lì e dice ma non è possibile che noi di fronte a questa roba qui non ci indigniamo e non diciamo ma non è, cioè, come che noi quella roba lì non l'accettiamo più. La cosa più sconvolgente, e raccontami tu se è vero, è che i flussi elettorali dicono che l'elettorato del centrodestra è poi esattamente anche
all'interno di quella fascia che magari non percepisce il reddito di cittadinanza, ma nemmeno scialacqua e nemmeno vive, come dire, con la macchina di lusso. I grandi elettori sono quelli che oggi patiscono l'aumento del carburante. Io quando ho spiegato che l'accisa era una tassa e non si poteva abolire, perché se abolisci una tassa mi devi dire con quale altra tassa la sostituisci, ho avuto un milione di persone che mi hanno risposto: ma veramente? Eh sì, guardate che le accise sul carburante sono state in Italia la prima, la seconda fonte di entrate per lunghi anni, oggi è la quarta. Se togli la quarta fonte di entrata, dimmi come la sostituisci, probabilmente tagliando degli ulteriori servizi. Allora, la mia domanda è: se tu vedi nel futuro, anche nell'utilizzo dei social, un modo perché ognuno di noi possa fare una quotidiana forma di, non dico opposizione, ma di ferma affermazione del fatto che non vuole più essere presa per il culo? Io penso che quello che cerchiamo di fare noi ogni giorno e che fanno benissimo tanti altri. Ora, non, qua stiamo parlando sempre di cittadinanza, non siamo dei grillini e non dobbiamo parlare solo di questo. Anzi, di cittadinanza, cioè, il problema è che effettivamente ce le ha delle storture, andavano risolte. Tu come lo potevi risolvere questo lavoro? Andando a incidere su quello che era il vero problema del reddito di cittadinanza, cioè il contatto tra l'ufficio per l'impiego e il percettore del reddito. Cioè, tu dovevi lavorare su questo, cioè mettere in contatto il mondo del lavoro con i percettori del reddito di cittadinanza, però veramente sul serio, in modo tale che uno che percepisce il reddito di cittadinanza subito viene contattato alla prima, al primo rifiuto va bene, al secondo va bene, al terzo che ti è arrivato subito. Se tu dici di no, figlio mio, allora la tua non è fame, ma è più voglia di qualcosa di buono, direbbe la pubblicità, e allora lì hai risolto, cioè se tu lavori su questo il problema lo risolvi. Ritornando a quel discorso che faceva prima Katie, il problema qual è? È che sul reddito, scusate se sto parlando di questo, però stiamo parlando di povertà, non stiamo parlando del reddito. Voglio fare un esempio, perché proprio in questi giorni io ho una carissima amica che ha 30 anni, lei ha 31 anni, è una ragazza in gamba, fa la maestra d'asilo, è rimasta senza lavoro, lei non percepisce il reddito di cittadinanza. Durante questa mancanza, spero che non mi stia sentendo, se no mi ammazza, comunque, cioè, per capire quando si dice ma quelli stanno sul divano, adesso lei è una occupabile, Giorgia Meloni la definisce occupabile. Fatto sta che lei manda il curriculum, cerca di lavorare in qualche asilo della nostra zona, la chiama l'asilo, chiamiamolo così, dei suoi sogni, una struttura fatta veramente bene, montessoriana, tutto quanto. Lei è contentissima, mi chiama, oddio, mi hanno chiamato veramente. Va, fa la prova. Dopo la prova, questo asilo è a 30 km da casa sua. Dopo la prova, in questo asilo in cui vanno i bambini di medici, avvocati, eccetera, dopo due giorni di prova subito le dicono: guarda, a noi ci sei andata bene, per noi va bene, vieni che parliamo e facciamo il contratto. Ok, lei va, l'offerta che le fanno, lei ha 10 anni di esperienza, è di 600 euro lordi per, 20, cioè, per tutte le mattine, 5 ore al giorno, tutte le mattine, più reperibilità il pomeriggio, 600 euro, da cui tu devi togliere 200 euro di benzina, perché ha detto no, non te lo facciamo il rimborso. Ora, sta amica mia, piangendo, mi ha detto: mi sono uscita, non ho accettato, che cazzo vado a lavorare per 400 euro al mese, raga, 400 euro al mese. Ora, è colpa sua se lei adesso non sta lavorando? È una che vuole, lei non sta percependo il reddito di cittadinanza, sta studiando, lei ha scelto di studiare, di non percepire comunque il reddito di cittadinanza. Ma io mi chiedo, questa ragazza, qualcuno può dire che è una fannullona, che è una che sta sul divano, che non voleva lavorare? No, è che purtroppo al sud funziona così. Uno dice: perché li percepiscono tutti al sud? Che non c'è un cazzo di lavoro, e se c'è te lo danno, se ti schiavizzano e ti chiedono di lavorare tutti i giorni della settimana, ogni mattina per 400 euro puliti, anzi no, 400 euro lordi. Allora voi vi rendete conto che queste storie non vengono raccontate, queste persone vengono definite occupabili, perché hanno 30 anni, sono giovani, e se non vogliono lavorare è perché è loro che non vogliono, troppo comoda la vita.
devono fare la gavetta, ma sta amica mia che gavetta deve fare che c'ha 10 anni di esperienza? Quindi uno perché poi dice che l'informazione serve? Perché alla fine addirittura i poveri hanno incominciato a odiare gli altri poveri, perché ci hanno convinti che tutti quelli che al sud ad esempio non lavorano o prendono il reddito di cittadinanza sono tutti dei fancazzisti. Io ho visto fancazzisti, ma ho visto anche persone che fancazziste non lo sono veramente, sono persone disperate. Però per seguire quella propaganda si è deciso, dicendo ma ci sono i furbetti, di togliere quell'unico sostegno anche a chi invece meritava di averlo. E chiudiamo, direi, con il reddito di cittadinanza, passiamo avanti. Vabbè, però sempre per l'arte divinatoria, ci sarà un momento in cui scenderemo in piazza anche a sostegno, credo, di qualche misura contro la povertà? Cioè ci sarà un momento in cui diremo no, ma... Per quello servirebbe... Guarda, quando ci fu nel 2003... Cioè se incazzeranno queste persone che non c'hanno più niente. Sì, però se non hai qualcuno che ti coordina, qualcuno... Io ti stavo dicendo, nel 2003 ci fu Berlusconi che voleva togliere l'articolo 18 e ci fu una manifestazione... A Roma, io c'ero. A Roma, c'ero pure io. Bravissima, 23 marzo, mi sa, sì. 2003. Io ci andai con la mia famiglia, eravamo 3 milioni, è stata la più grande manifestazione d'Italia, perché Berlusconi voleva togliere una cosa sola, l'articolo 18... che poi l'ha comunque tolto. Per il karma l'ha tolto uno di sinistra, diciamo così, e vabbè, però siamo scesi in piazza, e in quel caso scendere in piazza è servito, no? Fu una manifestazione bellissima, pacifica, io andai con la mamma, mio padre e mio fratello, cioè fu una cosa anche, diciamo, di famiglia, perché lo sentivamo proprio. Adesso un po' con i social, un po' col mondo come va adesso, è un po' con partiti di sinistra che non hanno una visione, non hanno una narrazione, è difficile pure organizzare qualcosa del genere. Quindi io non lo so se scenderemo in piazza, però sarebbe auspicabile farsi sentire. Ma qualcuno di voi se la ricordava quella manifestazione? Articolo, no? Cofferati, eravamo milioni davvero, sì. Perché l'articolo 18 era considerato il paletto, esatto, la linea rossa. La linea rossa, dopo c'era il licenziamento libero. Voglio farti questa domanda. Nel libro parli, anche spieghi il semipresidenzialismo e in qualche modo racconti anche l'idea, no? Che oggi è molto in voga su questo semipresidenzialismo. Secondo te le persone l'hanno capito che cos'è il semipresidenzialismo? Che cioè hanno capito che stravolgerebbe tutto, non avremmo più un Presidente della Repubblica, tipo Sergio Mattarella? L'impressione, visto che addirittura Giorgia Meloni ha detto vedo che se ne può parlare anche con le forze centrosinistra, è che effettivamente qualcosa sfugga. Vorrei fare una cosa con voi, un giochetto. Alzi la mano chi ritiene, non dico chi vota, chi dà un giudizio tutto sommato positivo su Giorgia Meloni. Dai, vabbè. Un giudizio tutto sommato positivo su Salvini? Ok, un giudizio tutto sommato positivo su Letta. La Madonna. Un giudizio tutto sommato positivo su Gigi Di Maio. Vabbè. Un giudizio tutto sommato positivo su Sergio Mattarella. Ok, benissimo. Che cosa vogliono fare? Vogliono togliere di mezzo Sergio Mattarella. Io ste cose qua a me mi fanno uscire pazzo. Cioè abbiamo una figura che mette d'accordo tutti. Abbiamo una carica che è quella di Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica che cosa rappresenta? Rappresenta, difende la Costituzione, rappresenta, e lo avete appena dimostrato come qualunque sondaggio, rappresenta l'unità della nazione. Vogliono fare una riforma che toglie l'unica cosa a cui vogliamo bene, l'unica, perché è perché la gente un po' si sente dire che un po' potrebbe essere favorevole, perché io ho la vaga impressione che quando si parla di presidenzialismo, di semipresidenzialismo, si confonde un po' la parola presidente. Perché uno dice, no, ma è bello il semipresidenzialismo perché finalmente noi cittadini eleggiamo il presidente direttamente. Sì, ma il presidente della Repubblica, non il presidente del Consiglio. Col presidenzialismo, il semipresidenzialismo, tu vai a eleggere il presidente della Repubblica, tu cittadino, che se ti può sembrare una cosa carina... Devi pensare che se si fosse votato
col sistema presidenziale o semipresidenziale, ad esempio 3 anni fa, nel 2019, noi oggi avremmo come Presidente della Repubblica Matteo Salvini, non Sergio Mattarella, Matteo Salvini. Se si fosse votato quest'anno, noi avremmo come Presidente della Repubblica Giorgia Meloni, non Presidente del Consiglio, che ci sta pure, Presidente della Repubblica. Se avessimo votato 5 anni fa, noi avremmo come Presidente della Repubblica Gigi Di Maio o Beppe Grillo o Crimi, che cavolo ne so. Quindi il semipresidente, io dico, c'è una cosa che in fondo funziona, che ci tiene uniti, ma lasciamola in pace, anche perché che cos'è sto fascino? Cioè, cazzo, scusate, noi abbiamo una Costituzione che veramente ce la invidia, non è un modo di dire, che veramente ce la invidiano in tutto il mondo, perché? E perché ne parlo ad esempio abbondantemente nel libro? Perché i fascismi che hanno distrutto il mondo nel 40, negli anni 20, 30, 40, lo abbiamo inventato noi. Quindi così come noi abbiamo inventato il peggiore dei mali, così i nostri padri costituenti hanno inventato la migliore Costituzione, quella che proprio ha tutti gli anticorpi. Che motivo abbiamo di smantellarla? Guardate, se voi andate a... voi sapete, esistono i sistemi parlamentari, tipo il nostro, i sistemi presidenziali, tipo quello americano, quello semipresidenziale, tipo quello francese, e poi, come ha detto la Meloni, se ne possono fare di tante maniere. Se voi andate a vedere tutti i positivi esempi di democrazia, tipo gli Stati Uniti, che sono un sistema presidenziale, o la Francia, che è un sistema semipresidenziale, gran parte degli altri paesi che usano questi sistemi o sono falliti, o stanno fallendo, o stanno in guerra, o sono dittature mascherate. La Russia è un sistema semipresidenziale. Se voi andate a vedere il continente americano, tutti i paesi, dal Messico in giù, cioè tutti i paesi che o falliscono o stanno in guerre civili, diciamo così, o che hanno problemi di libertà, eccetera, sono tutti sistemi presidenziali, tutti. Allora io vi chiedo, ma visto che con tutti i problemi che abbiamo in Italia, e ne abbiamo parecchi, ma proprio là dobbiamo andare a perdere la testa? Proprio là dobbiamo andare a mettere mano alla Costituzione? Guardate, io sono convinto che se in Italia non sono successe, non succedono cose tipo quello che è accaduto a Capitol Hill con Trump o a Brasilia con Bolsonaro, pur avendo noi qui i sovranisti, anzi i più sfegatati tifosi dei sovranisti, è perché qui abbiamo un capo dello Stato che non è anche il capo dei sovranisti, ok? Quindi gli stessi sovranisti che sanno che tutti alla fine vogliono bene a Sergio Mattarella e che per tutti alla fine Mattarella comunque è il nonno da ascoltare, un sovranista prima di guidare una sommossa ci pensa 2 volte. Io mi chiedo, se noi non avessimo Sergio Mattarella, parlo di Mattarella perché adesso c'è lui, ma qualunque Presidente della Repubblica alla fine, pensate a Pertini, pensate a Ciampi, per il loro modo in cui vengono eletti, rappresentano perfettamente il meglio del paese. Perché tu, per eleggere con questo sistema il Presidente della Repubblica, non devi fare una campagna elettorale. Mattarella non ha dovuto fare una campagna elettorale, non ha dovuto convincere nessuno, sono i partiti di destra, di sinistra e di centro che hanno detto, raga, qua dobbiamo mettere da parte i miei egoismi, i tuoi, eccetera, sennò qua non ne usciamo, cerchiamo una figura che piaccia a tutti. E siccome noi tutti rappresentiamo tutto il paese, ecco che ti viene fuori Sergio Mattarella. Ma se tu devi eleggere il Presidente della Repubblica col sistema elettorale, con i cittadini, ragazzi, voi dovete immaginarvi il candidato Presidente della Repubblica che fa la campagna elettorale, che si mette a fare il balletto di Letizia Moratti, che si mette a mettere le felpe e ad aizzare gli elettori perché sa che bisogna polarizzare, eccetera. E quindi tu ti ritrovi che non hai più alla fine un punto fermo. Tu non hai più un punto di riferimento, un'ultima istanza alla quale ti puoi appellare. Tu sai che il capo dello Stato, che oggi è amico di tutti, domani potrebbe essere un mio nemico. Perché se io sono di sinistra e il capo dello Stato è di destra, io vivo nell'angoscia che possa succedere qualcosa. Quindi non lo so se si farà il semipresidenzialismo, il presidenzialismo, quello che volete. Io personalmente sto bene come sto. I problemi per me sono altri. Un applauso su questo. Ma anche no. Volevo anche aggiungere questo, che padri e madri costituenti, chiamiamoli genitori perché ci furono anche 21 donne. Bravo, giusto. E ce lo spesso
purtroppo non lo ricordiamo, quindi i nostri genitori costituenti pesarono ogni parola. Guardate, io sono un'appassionata della, diciamo, della storia del diritto e in particolar modo della storia del diritto, del nostro diritto costituzionale. Alcuni articoli, ha richiesto quasi 2 anni la scrittura della Costituzione, alcuni articoli, se voi leggete le carte dell'Assemblea Costituente, andavano avanti per anche 2 o 3 notti di fila per inserire o meno una parola sull'articolo 25, sull'articolo 32, sull'articolo 1, poi non ne parliamo, 1, 2, 3. Insomma, sostanzialmente la nostra Costituzione è una tra le più invidiate al mondo perché fu un gioco di pesi e contrappesi e come fonte di una serie di cose, tale per cui perfino il bicameralismo perfetto, che di base abbiamo solo noi, viene valutato dal punto di vista anche giuridico come un'anomalia, però come un modo per effettivamente blindare in qualsiasi modo possibile le funzioni, no, del legislatore. Poi lasciamo stare che negli anni sono state svuotate, che fanno poche leggi, le fa quasi sempre il decreto, però tutto è stato pensato in maniera quasi scientifica, mentre invece altre culture costituzionali non hanno avuto la stessa fortuna. Gli Stati Uniti non hanno una Costituzione scritta, hanno degli emendamenti su cui poi hanno basato delle interpretazioni. La Costituzione francese è una Costituzione giacobina, cioè comunque una Costituzione diciamo importante dal punto di vista dei principi, però antica per noi dal punto di vista. La nostra non è nemmeno quella spagnola, che è del 1975 e che è una Costituzione troppo giovane. La nostra è proprio una Costituzione, vorrei dirvi, perfetta, perché è arrivata a essere pensata in maniera super scientifica. Quindi questo fatto che un ministro si possa permettere di dire vabbè, vecchia, quant'è, che cosa ha detto il ministro Lollobrigida? Tipo ha più di 80 anni, è vecchia, come se le cose vecchie, no, andassero tutte sostituite come fosse un elettrodomestico, e ti fa capire che effettivamente in qualche modo c'è un pericolo concreto rispetto alla tenuta anche delle istituzioni. Allora, ti voglio fare quest'ultima domanda, prima di farti qualche domanda personale. Che ruolo hanno le fake news, secondo te, in tutto? Che intendi? No, intendevo... Vabbè, raga, aspettate, aspettate, così ascolterete le mie domande personali e mi nomola. Tipo, che puoi mangiare stasera? No. Allora, che ruolo hanno in tutto questo le fake news, secondo te, e in qualche modo i social rispetto alle fake news, nel bene e nel male? Male. Non c'è molto di bene nelle fake news. Ho voluto dedicargli un capitolo intero perché per me, cioè io vedo ancora trattare le fake news come qualcosa di folcloristico, qualcosa, sì, vabbè, sono imbecilli, lasciamoli stare. No, lasciamoli stare un cavolo, perché per me le fake news sono qualcosa, complottismo se vogliamo, che sono delle fake news più articolate, è qualcosa che uccide. Cioè per me la fake news, no, per me, le fake news uccidono. Prima abbiamo parlato di Capitol Hill, lì ci sono morte delle persone. Le persone che hanno assaltato 2 anni fa il congresso americano non è che erano persone che sono impazzite da un momento all'altro, quelli erano principalmente seguaci della grande bugia diffusa da Trump, cioè il fatto che le elezioni fossero state rubate senza uno straccio di prova, ed erano soprattutto seguaci della teoria di QAnon. Ora non so se qualcuno di voi conosce la teoria del complotto di QAnon, però riassunto, secondo i seguaci di questa teoria, il mondo è governato da chi? Non è governato in America da Biden, in Italia da Meloni, eccetera, no, c'è una setta pedosatanica, pedo per pedofilo e satanico per satanico,
che comanda il mondo, e questa setta è costituita da Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Madonna, il Papa, Jovanotti, lo so che vi viene da ridere ma è esattamente così, Tom Hanks, credo che ci siano pure Beyoncé, vabbè, ste robe qua. E che cosa fanno questi? Raga, non sto dicendo una cosa, una follia, questi ci credono veramente, perché che cosa fanno? Che cosa fa questa setta? Comanda il mondo per rubare in libertà i bambini, rapire i bambini, portarli in delle caverne sotterranee, stuprarli, terrorizzarli, torturarli, in modo tale che i bambini terrorizzati producano adrenalina e che poi Hillary Clinton sottragga questa adrenalina, la converta in adenocromo, se le inietti in vena e resti giovane. Lo so che a voi sembra, dice, tu sei, cioè, ok, stai dicendo, no raga, quelli che stavano lì a Capitol Hill, quello con le corna, quella gente lì crede fermamente in questo, quella gente è convinta che le cose stiano, ma lì come in Italia e come in Brasile, sono riusciti, le fake news, i complottismi, ste robe qua, li hanno convinti che le cose stiano così. E se tu sei convinto che davvero ci sia una setta satanica che sta rapendo i bambini, li sta stuprando, eccetera, ma pure io assalterei il congresso e vorrei ammazzare gente del genere. E quando ti entrano in testa con le fake news, con gli algoritmi dei social che ti mostrano sempre queste cose fino a che per te quella diventa la realtà, che cosa succede poi? Succede che assalti un congresso, succede che poi scappano 4-5 morti, succede quello che è successo in Brasile l'altro giorno. Quello che è successo in Brasile l'altro giorno è strettamente legato alle fake news. Oggi c'era un articolo su Repubblica del giornalista che riportava alcune dichiarazioni di alcuni di questi che sono stati arrestati. Raga, raccontavano questo, raccontano che le elezioni sono state vinte da Bolsonaro, ma Lula ha utilizzato un codice, non mi ricordo come si chiama, codice Matrix, una roba del genere, per cambiare i voti. Non hanno prove, ma sono convinti di questo. Sono convinti la storia del Covid, Bolsonaro appunto è un negazionista, eccetera. Però appunto il risultato qual è? Che adesso un intero paese è in pericolo, un'intera democrazia è in pericolo, perché qualche imbecille su internet, il famoso Q, ha diffuso questa teoria del complotto e la gente ci è andata dietro. Perché la gente ci va dietro? Lì si entra nel campo della psicologia, non è una, non è un mio campo. Però io ho parlato con gente che è caduta nella trappola del complottismo e mi ha spiegato che quando tu sei una persona normale, un essere, un comune mortale come noi, con il suo lavoro grigio, la sua vita grigia, la fidanzata che ti ha lasciato, ti vedi circondato da amici che magari ne sanno più di te, eccetera, a un certo punto entri su una pagina Facebook e questa pagina Facebook, con una buona narrazione, ti racconta che la verità che tu sai non è proprio così, che quella te la stanno raccontando, che la verità è un'altra, e ti fanno vedere qualche indizio, ti fanno qualche giochetto, e a te sta storia comincia ad affascinare. Poi Facebook, che per algoritmo ti deve far vedere le cose che ti piacciono, te ne fa vedere un'altra. Poi no, parlo di Facebook come di qualunque social, fino a che tu cominci a vedere solo quello e cominci a convincerti che quella sia la realtà. Perché effettivamente, cavoli, è vero che forse l'uomo non è stato sulla Luna perché alla fine non ci siamo andati più. Quindi forse è vera sta teoria del complotto. Quindi forse è vero che la Terra è piatta perché effettivamente se io guardo l'orizzonte, eccetera. Cioè ti mettono, le persone che diffondono questi complotti, queste teorie del complotto, lo fanno in una maniera che approfittano della parziale conoscenza che la gente ha del suo ambiente, mettendo una serie di indizi che ti convincono che quella è la verità. E nel momento in cui tu ti convinci che quella è la verità, la tua vita cambia da così a così. Tu non sei più un uomo grigio, col suo lavoro grigio, con i suoi problemi. No, tu diventi l'unico dei tuoi amici che sa la verità,
l'unico dei tuoi amici che riesce a informarsi da fonti reali, perché quei coglioni dei tuoi amici si informano sul telegiornale, poveri imbecilli, io sì che so la verità. E quindi tu passi da un momento all'altro dal sentirti magari il più coglione della comitiva a sentirti il più intelligente. Non solo, ti convinci di essere uno dei pochi al mondo, ti convinci di essere quello che deve portare la verità nel mondo, ti convinci di essere il partigiano di una nuova guerra, ti convinci di essere Neo di Matrix, Keanu Reeves, ti convinci di essere lui, e quindi ti senti pure figo, ti senti buono. Lo so che vi sembrano idiozie, però chi ci è capitato mi ha confermato tutto questo, ha detto le cose stanno così. La tua visione di te stesso, non del mondo, ma di te stesso cambia, tu ti senti migliore. E prova poi ad uscirci da là, prova poi, se qualcuno ti mette sul piatto la verità e ti fa vedere che se non siamo andati più sulla Luna, è perché che cazzo ci dovevamo andare a fare più sulla Luna? Ormai ci eravamo andati la prima, la seconda, la terza volta. Una pietra è che ci devi andare a fare, che costa un sacco e rischi tantissimo. Lui però sa, una parte di lui sa che forse è vero, però riconoscere che è vero che cosa significa? Significa riconoscere che è più imbecille di quanto pensava di essere prima, perché ci è cascato. E quindi tu una persona da lì non la tiri più. Quella persona in quel mondo di fantasia si trova bene, si convince che le cose stanno così, non vuole più uscire dalla tana del bianconiglio e assalta il congresso. O uccide le persone, perché c'è gente che per questa storia di QAnon ha preso il fucile, siccome aveva letto su internet che questi bambini venivano scambiati in una pizzeria, andate a cercare su Google Pizzagate, questo era convinto che veramente si sei detto con un fucile in pizzeria a cercare i bambini, a rischio di ammazzare la gente. Lo fecero entrare nelle cucine, gli dissero guarda non ci sono bambini, facciamo le pizze, perché come si era fatto convincere? Beh, dal fatto che questi complottisti dicevano i pedofili non chiamano i bambini quando si scambiano le mail bambini, li chiamano pizze. Quindi lui disse, cavolo, perché loro fanno sti giochi, fanno coincidere le cose. Quindi lui disse, cavoli, in questa mail Hillary Clinton sta parlando di pizze, sta organizzando un incontro con gli elettori in quella pizzeria, quindi in quella pizzeria si scambieranno i bambini. Raga, succede questo, succede che la gente in Italia è morta perché non si è vaccinata, perché si è fatta convincere che nel vaccino ti mettono il microchip. Si è fatta convincere che il vaccino è prodotto da questi poteri forti per gestirti col 5G. Ragazzi, non c'è. Ci controllano, se qualcuno ci volesse controllare, sta tutto qua dentro, non hai bisogno di farti iniettare un microchip nel braccio. Però tantissima gente ha creduto a questa roba qui. Non si è vaccinato, magari non ha indossato nemmeno la mascherina. Io non so se vi ricordate quel personaggio che andava sempre alla Zanzara, quel complottista che andava sempre alla Zanzara, che si vantava, diceva mi sa che c'ho il Covid, sono andato al supermercato a spargere un po' di Covid. È morto di Covid. Se quel povero cristiano, perché non è colpa sua, lui è una vittima del vero lavaggio del cervello, si fosse vaccinato probabilmente non sarebbe morto, ok? Quindi per me le fake news non sono folklore, non è fantasia, non è un gioco, è qualcosa che uccide le persone e, come stiamo vedendo, anche le democrazie. Finito sulle fake news, si scappa. Abbiamo finito. Dico, no, mi permetto solo di aggiungere che, oppure se non sono complottisti a quel livello, votano sì per la Brexit e poi passano il resto degli anni a dire che cazzo ho votato. No, scusami tanto, perché tu mi hai chiesto di fake news, una piccola parentesi, quello che ho parlato, di cui ho parlato io sono complottismi soprattutto, le fake news sono qualcosa di più quotidiano e più subdolo, l'abbiamo avuto la prova oggi con Giorgia Meloni che ha detto tranquillamente, ma io non ho mai promesso di abolire le accise. Ha detto sì, vabbè, l'ho promesso nel 2019, ma le cose sono cambiate. Giorgia, le cose cambiano sempre, ogni anno c'è un problema, se non è la guerra è la pandemia, se non è la pandemia è la crisi del debito, eccetera, no? Quindi tu lo sai che certe promesse non lo puoi fare. Poi ha detto ma non l'ho nemmeno fatta questa promessa in campagna elettorale. Quella è una fake news, tu prendi il suo programma, lo leggi e c'è scritto riduzione delle accise. Ieri il ministro degli interni Piantedosi è stato in televisione
ne ha detta una dopo l'altra. È arrivato a dire che con loro gli ingressi di immigrati con i barconi stanno diminuendo. Bugia, cioè, no, cavoli, ci sono i numeri. Il problema qual è? È che spesso in questi casi tu dovresti avere un giornalista dall'altra parte che fa il suo mestiere, che uno è fare le domande. Quando il ministro ti dice gli sbarchi sono diminuiti, tu gli devi dire che cavolo sta dicendo, ministro. Qui ci sono i dati del suo sito che dimostrano che sono raddoppiati, ok? Le fake news sono quelle cose lì, quelle sono più subdole, perché possono. Perché se non c'è uno che vi dice, raga, guardate che ieri quello ha detto una cavolata, uno finisce per crederci, diciamo, l'ha detto il ministro, l'ha detto la presidente del consiglio, quindi è qualcosa di molto più subdolo. E per questo vi invito, prima ha parlato Katie di Pagella Politica, seguite Pagella Politica, seguite Facta News, Bufale.net, Bufale, ci sono le pagine che fanno questo quotidianamente di mestiere. Quello è l'antidoto che io vi consiglio, io pure lo faccio nel mio piccolo, però quello è l'antidoto che io vi consiglio di utilizzare, il vaccino senza effetti collaterali, che vi consiglio di utilizzare contro le fake news. No, no, benissimo. Allora, Emilio, ogni tanto tu scompari. E quando è vero, l'avete notato? Lo noto anch'io, guardate, che ci vivo insieme. Ogni tanto scompari. Sei stato per almeno 2-3 mesi off, perché però hai annunciato che stavi scrivendo un libro. Adesso almeno un paio di mesi, almeno me ne sento abbondante, che non ti leggiamo in nessuna tua opinione. Stai scrivendo un altro libro, non ce l'hai detto? Cos'altro stai facendo? Ti sposi? Ti sposti? No, in realtà sparisco un po' perché non. Ah, io il seguito che ho, probabilmente qualcuno di voi l'avrà capito, non è che me lo sono cercato. Anzi, io faccio l'esatto opposto di quello che uno deve fare per avere seguito. Ti dicono che per avere seguito devi fare scrivere poco, devi scrivere spesso, devi farti. Io faccio l'esatto contrario. Se io scrivo un post, un papello di 2000 pagine, una colata di piombo, se faccio un video ti dicono, mi raccomando Emilio, il video deve essere 2-3 minuti, bam, 20 minuti di video. Quindi faccio l'esatto opposto per essere seguito. Però quindi ogni tanto sparisco, perché in realtà non è che sia ossessionato dall'idea di essere molto presente. Io credo che se mi accorgo che c'è bisogno di dire qualcosa e questo qualcosa non lo sta dicendo nessuno, allora vado e lo dico. Ad esempio, durante, quando stava iniziando la guerra in Ucraina, un mese prima, due mesi prima, ho iniziato a fare dei video perché avevo capito che stava per succedere qualcosa, e allora ho detto, qui la gente prima o poi scoppia la guerra, la gente probabilmente quella mattina vorrà sapere che cavolo sta succedendo, faccio questi video. In altri casi vedo che c'è gente che invece divulga meglio di me su altre cose, quindi io mi dico, che cavolo intervengo a fare. Detto questo, e chiudo, no, non sto scrivendo un altro libro, o meglio, Rizzoli mi ha subito chiesto di scriverne un altro, però non voglio cavalcare l'onda del fatto che è andato bene questo. Se mi rendo conto che c'è un'altra esigenza da parte del pubblico, se mi rendo conto che ho qualcosa da dire, lo faccio. Se no, non voglio approfittare magari del fatto che le cose siano andate bene adesso, e quindi per ora no. Ogni tanto la Rizzoli mi chiama, no Emilio, solo per sapere come stai, come vanno le cose, gli devo dare ancora la risposta. Quello che sto facendo adesso, per cui sono sparito, è come più o meno vi ho già annunciato per chi mi segue, che sto lavorando a un podcast che dovrebbe uscire a breve. Non è un podcast one shot, cioè non dovrebbe essere una cosa di, che ne so, 10 puntate e fine. È qualcosa che dovrebbe uscire ogni giorno, quindi c'è il rischio che mi dobbiate sentire ogni giorno. No vabbè Emilio, dici un pochettino di più, scusami, la notizia, no, dai, spoilera. No, ma semplicemente proverò a fare più o meno c'è un titolo? Che ci stiamo lavorando. Io ovviamente lo so. Tanto lo annuncerò a brevissimo, lo annunceremo a brevissimo. Prima voglio essere sicuro di stare facendo qualcosa di veramente utile, perché voglio fare solo cose utili, poi si vede. Io l'ho ascoltato, è utile, è fighissimo, c'è pure il titolo, c'è già tutto. Vabbè. Fine gennaio. Se avete un segreto, raccontatelo a Katie La Torre, mi raccomando. Cioè, vabbè, speriamo per fine gennaio. Sì. Ok, e sarà quel podcast che ci è molto utile, perché
non solo ripartiamo dalle basi, ma continuiamo con le basi, vai, potremmo dirlo così. Grazie, grazie a tutte e tutti. Grazie a te, grazie a tutti voi e a tutte voi. Allora, adesso l'autore Emilio Mola si metterà lì in quel banchetto per il firmacopie, invece lì c'è l'altro banchetto della libraia per chi volesse acquistare il libro. Vi ringraziamo e continuate a leggere. Grazie Katie e grazie a tutte e tutti.